Vorrei mostrarle come in Sicilia si giochi la storia d'Italia. Venga. Osservi quante coincidenze. Portella. Sappiamo che Pisciotta era Portella sul Cozzo d'Usciai. Con un gruppo di uomini armati di lanciagranate che gridano urrà. Sarà un caso, ma in Italia durante la guerra i lanciagranate erano usati dagli uomini della decima MAS di Junio Valerio Borghese. Nel 45 Borghese è condannato a morte dal Comitato di Liberazione Nazionale Altitalia. Ma travestito da ufficiale americano, viene salvato da James Jesus Angleton. Angleton è il capo delle operazioni speciali dei servizi segreti americani in Italia. Ed è Giovan Battista Montini a chiedere ad Angleton, a nome di altri, di salvare Borghese. Montini è addetto ai servizi segreti vaticani sotto il pontificato di Pio XII. Il Papa che ha lanciato la crociata anticomunista. Ma sappiamo che a Portella, a sparare dalle postazioni basse, c'è Salvatore Ferreri, infiltrato nella banda Giuliano dall'ispettore Messana. Con l'intervento di Don Vincenzo Rimi, capomafia di Alcamo, e di Salvatore Ardisio, ministro della Repubblica. Il ministro Aldisio, il ministro Mario Scelba e il sottosegretario Bernardo Mattarella, tutti siciliani, sono i discepoli prediletti di Don Luigi Sturzo, che esule in America manteneva i contatti con i suoi pupilli in Sicilia grazie a un giovane ufficiale dei servizi segreti americani, Joe Calderon. È Calderon che accompagna Angleton a Milano a salvare Borghese. Angleton, Calderon e tutti gli uomini dei servizi segreti americani sono agli ordini di William Donovan, il più efficiente collaboratore di Harry Truman, il presidente degli Stati Uniti d'America, che è pronto a intervenire in ogni nazione dove si presenti un pericolo comunista. Sappiamo che sui roccioni del Pelavet si trova Salvatore Giuliano, a detta di Pisciotta, a convincere Giuliano ad andare a Portella sono stati Bernardo Mattarella, Leone Marchesano, Cusumano Geloso e il principe Giovanni Francesco Aliata di Montereale, amico e pupillo di padre Felix Morlion. Il fondatore della Prodeo, il servizio segreto dei cattolici europei con sede a Lisbona, negli Stati Uniti e in Vaticano. Lui e Montini sono collegati con Donovan fin dal 42. Il suo segretario particolare è Giulio Andreotti, che un mese dopo la strage di Portella diviene sottosegretario di Alcide De Gasperi nel primo governo italiano senza i comunisti. De Gasperi era andato in America a ricevere i soldi per ricostruire l'Italia. Truman gli concede quel credito, a patto che i comunisti vengano cacciati dal governo italiano. Ora però qui ci sono tre pericolosi comprimari. Due mesi dopo la strage di Portella, Ferreri cade colpito nella caserma di Alcamo per mano del capitano dei carabinieri Roberto Giallombardo. Agli ordini del colonnello Giacinto Paolo Antonio, braccio destro dell'ispettore Ettore Messana. Sempre agli ordini del ministro degli interni, onorevole Mario Scelba. Ma anche Giuliano sa troppe cose e verrà ucciso in circostanze poco chiare dal capitano dei carabinieri Antonio Parenze, su ordine del colonnello Ugo Lucca,
inviato in Sicilia per eliminare Giuliano dal ministro dell'interno, onorevole Mario Scelba. Luca e Perenze provengono entrambi dal SIM, il servizio segreto militare. E sotto la direzione della CIA si è trasformato in SIM. L'attentato a Togliatti. Ma che c'entra? Ma questo è Antonio Perenze. L'uomo che ha ucciso Salvatore Giuliano.